Gli interventi che hanno fatto seguito alla presentazione di questa risoluzione e esprimo il parere favorevole del Governo in merito alla risoluzione che è stata presentata. Si tratta di un impegno che il Governo intende assumersi in maniera costante e celere sia sul versante degli interventi che sono stati richiesti in materia di tutela delle persone impegnate nel mondo di informazione, sia sul comparto più generale dell'informazione che, come è stato qui ricordato, riguarda un diritto fondamentale sancito e custodito dalla nostra Costituzione. Grazie. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione e la relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Avverto inoltre che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro il termine della discussione. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire il deputato Mario Catania. Prego. Grazie Presidente. Beh, desidero prima di tutto esprimere una particolare soddisfazione per il dibattito a cui diamo avvio oggi, che ci consente di esaminare una tematica, quella della contraffazione, che merita un'attenzione particolare, che merita un approfondimento da parte di tutta la classe dirigente del nostro Paese. La relazione in particolare a cui facciamo riferimento oggi è quella che prende in esame le possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, non senza aver fatto precedere un inquadramento generale sul fenomeno della contraffazione. La prima parte della relazione, infatti, funziona come inquadramento e introduzione di carattere generale per tutti quelli che saranno i lavori della Commissione stessa, mentre in una seconda parte di questo testo, in una seconda parte della relazione, si